Buonasera amici di Palermo in Progress, rieccoci qua per una puntata speciale, direi, di Progress Online con il nostro Riccardo Manieri che vedete insieme a me. E Buonasera siamo qui. Ciao Riccardo, come va? a tutti. Ciao Roberto, tutto bene? Grazie, non mi posso lamentare. Bene. Tranne qualche problema tecnico ogni tanto che ci impedisce di poter fare le dirette, però per il resto tutto bene, grazie. A te domandiamo. Bene, bene, tutto a posto. Facciamo questo piccolo intervento, questo piccolo speciale per fare il punto della situazione, delle notizie della settimana e anche per parlare un poco di questa situazione, che questa notizia, la vera notizia della settimana, che è quella del finanziamento delle linee tranviarie, che ha aperto ovviamente il dibattito. Poi andremo avanti, avremo modo di parlare entrambi di questa nuova situazione. Possiamo fare un po' come si fa di solito, come fanno quelli bravi, un po' il riassunto di quelle che sono Nella le notizie settimana. della settimana. Allora, intanto ieri ne è uscita una che, insomma, più che notizia è una bufala vera e propria, cioè qualcuno ha scritto che durante i lavori di raddoppio della Palermo-Catania, a Vallelunga Pratamena, quindi in provincia di Caltanissetta, sono stati trovati dei reperti archeologici. Vorrei precisare che non è vero, semplicemente. Cioè, non si lavora sulla Palermo-Catania ancora, soprattutto non si lavora in questo tratto, si lavora tra Catena Nuova e Bicocca. Ecco, la notizia era un po' questa qua, che è uscita su diverse pagine, ma in particolare è uscita su una pagina che vorrebbe fare informazione specializzata sulla mobilità, dove ci sono dei tecnici che ancora non hanno capito bene dove si lavora e cosa si fa. Il raddoppio Palermo-Catania si sta eseguendo dal marzo 2019, da febbraio 2019. Tra Bicocca e Catena Nuova, la zona di Vallelunga Pratamena è inserita nella tratta Caltanissetta-Lercara, Caltanissetta-Zirbi-Lercara diramazione, e ancora non è interessata dai lavori, bensì dal progetto. Ed è proprio nell'ambito del progetto che si stanno realizzando dei saggi, e è stato fatto questo ritrovamento archeologico. Quindi la cosa è molto ben spiegata. Quindi la nostra smentita è: non si lavora per il raddoppio della Palermo-Catania, almeno in tutta la tratta che va da Catena Nuova a Fiume Torto. Quindi lo diciamo in onor del vero per i nostri lettori. Invece volevo farti commentare, caro Riccardo, la Assolutamente. situazione di Viale Francia, dove abbiamo, Intanto sì, ti volevo dire, ringrazio. abbiamo il reportage di Ninni che è sempre onnipresente. Dimmi, puoi parlare, Riccardo. E allora, intanto ci tengo a fare una precisazione in merito a quello che hai detto, ovvero oggi siamo stati un pochino contestati del fatto che si dice che noi siamo sempre polemici o in tra virgolette in guerra con alcune pseudo pagine di informazione infrastrutturale e non solo. Volevo fare notare solo a queste persone che innanzitutto credono che appunto ci sia chissà che cosa tra noi e queste appunto pagine, queste persone, questi personaggi. Per noi non c'è proprio niente, questo è il fatto. Noi naturalmente non possiamo rimanere inerme, non possiamo rimanere indifferenti quando veniamo continuamente attaccati da appunto queste pagine che poi tempo a tempo si dice che c'è un detto che appunto dice che il tempo, cioè poi a lungo andare si vede il cavallo a lunga corsa, ovvero Esatto, si esatto. vede chi ha ragione e chi no. Come potete vedere, pur di fare informazioni, si inventa la qualsiasi.
Quindi non siamo noi che attacchiamo gli altri, ma gli altri che si attaccano a noi in quanto non sanno più che cosa aggiungere e quindi naturalmente o si inventano le notizie oppure appunto una volta che cadono devono attaccare qualcun altro. In questo caso noi, ma non ci facciamo caso, ormai siamo abituati, abbiamo le spalle larghe, ma ci Ma tenevo a dirlo. Quindi non si assolutamente sì. tratta di fare polemica, non ce ne può fregare di meno, però capite bene, se andate negli altri social e vedete essere attaccati continuamente per poi, ripeto, dimostrare quello che valgono. Detto questo, tornando alla domanda che mi hai fatto, possiamo dimostrare dalle foto del onnipresente Nini che le persone si sbagliavano come sempre, ovvero che prima di dare un giudizio lasciate lavorare. Come si può vedere dalla foto che ci hai appena mostrato, Sì. innanzitutto possiamo notare, non so se si vede perché sì, questo è quella che intendevi Ora poco fa, andiamo a scorrere, andiamo a è scorrere. appunto. E allora, innanzitutto, come vediamo, è stato alzato il muretto, è a buon punto la rotonda, ma soprattutto quello che lascia molto contenti a noi di Palermo in Progress e Social Lab è il fatto di vedere che finalmente vi è un marciapiede fatto come veramente si comanda, in più con degli alberi, con degli spazi appositi, fatti abbastanza bene e larghi. Quindi chi Intanto diceva. Riccardo, scusami Riccardo, vediamo la prospettiva del nuovo Viale Francia, cioè del pezzo di Viale Francia che va dalla stazione del Passante fino al vecchio Viale Regione Siciliana, quello che si chiama Viale Pietro Nenni, che vediamo sullo sfondo con i famosi pini. Quindi qua abbiamo tutta la, Nenni è stato bravissimo perché abbiamo tutta la prospettiva fino in fondo. I tubi che si vedono in arancione sono la predisposizione dei pali dell'illuminazione, quindi lì verranno inseriti i pali dell'illuminazione, fissati, fatti i collegamenti e quindi da lì avremo l'impianto funzionante. I lavori sono in stato, devo dire, abbastanza soddisfacente, non credo che saranno conclusi entro fine anno, ci vorrà un qualcosa, qualche giorno in più durante i primi tempi dell'anno prossimo, però siamo in fase di quasi di rullatura del sottofondo e quindi distesa della pavimentazione, e poi con la sistemazione degli impianti e tutto si dovrebbe aprire questa strada. Vai avanti, Riccardo. Ora ti metto le foto esattamente dei Innanzi ci tenevo a dire che bel lavoro, che gran lavoro che sta facendo le ferrovie. Qua possiamo vedere il muretto che è stato issato in brevissimo tempo, al contrario di chi pensava che ci volevano mesi e mesi e mesi, ma lasciamo perdere. Detto questo, poi la cosa, intanto, come possiamo vedere, i marciapiedi belli larghi e finalmente dei veri marciapiedi a Palermo, eccoli. perché i marciapiedi sono sempre distrutti, ma quello che dicevo poc'anzi, guardate che marciapiede largo dove vi possono passare carrozzine e non solo, e dei bei spazi verdi per gli alberi. Quindi se dobbiamo trovare poi il pelo nell'uovo, cioè, trovatelo, ma non mi sembra proprio che sia qualcosa di inguardabile, qualcosa da mettersi le mani nei capelli e dover gridare allo scandalo. Ci sono troppe cose da gridare allo scandalo che il palermitano purtroppo invece fa finta di non C'è di vedere. peggio in giro, eh. Purtroppo siamo troppo abituati alla critica facile senza prima concedere alle persone la possibilità di lavorare. C'è chi c'ha tanto per cambiare attaccato dicendo che non abbiamo ammesso dell'errore di RFI, ammesso e non concesso, se avesse potuto fare bene o non fare male, se avesse potuto sbagliare o non sbagliare, i lavori non mi sembra che erano finiti da poter subito mettere in croce appunto RFI che sta facendo veramente tanto No, ma per questo.
Riccardo, è importante dire una cosa, cerchiamo di essere obiettivi, noi non siamo nati come la pagina che deve fare necessariamente critica, noi siamo nati come una pagina che deve descrivere i lavori e quindi lo facciamo e cerchiamo di essere, di descriverli nella maniera più equanime possibile. Ora, sarebbe facile per noi fare sensazionalismo, potremmo dire guarda che brutti marciapiedi, fanno pena, fanno schifo, è chiaro che lì trovi sempre qualcuno pronto, ma come per i marciapiedi vorremmo farlo per tante altre cose, l'immobilismo. Non ci finirebbe mai, non basterebbe una puntata. Noi per esempio, se ricordi, ora parleremo di tram, ma se ricordi siamo andati molto spesso a vedere come funzionano le linee tranviarie, abbiamo detto che le linee tranviarie funzionano bene, non abbiamo detto che le linee tranviarie sono da prendere e buttare e da chiudere, come dice qualcuno. Quindi noi abbiamo pagine dove si parla da anni del trenino verso l'aeroporto. Del famoso trenino, come lo chiamo? Famoso trenino, dove si prendono articoli di 3, 4, 5 anni fa, di cose clamorose successe o di pareri di esperti sull'anello, su quelli si rimettono periodicamente in prima pagina, avete visto, va tutto male, lo ha detto lui, ma è una cosa che è successa tanto tempo. Allora, con questo noi forse raggiungeremmo 50, 100 mila follower, ma non ci interessa, noi che voglio dire, fortunatamente ne abbiamo 18 mila in meno di 2 anni, qualcuno per arrivare a 20 mila ce ne ha messo 10 di anni, diciamo che ci accontentiamo così, anche perché sono followers, è gente che ci segue per quello che diciamo, per la nostra competenza, non perché facciamo sensazionalismo. Se volessimo ottenere like facile, sarebbe facilissimo. Prendiamo questa situazione e diciamo che schifo, gli alberi, il comune non li ha potati. Sai perché non lo diciamo? Perché con gli alberi il comune non li ha mai avuti nella disponibilità, perché sono stati messi in un'area privata, tant'è che quest'area qui che vediamo proprio dentro la recinzione è stata espropriata per fare questi lavori. Voglio fare pure qualcuno avrebbe fatto il giochino e avrebbe, ma noi non siamo così e non lo facciamo né nei confronti del comune né nei confronti del RFI, né nei confronti di nessuno. Siamo fieri perché fortunatamente né io né tu siamo stati assunti da qualche ente che lavora per il comune o abbiamo avuto incarichi da quell'altro. Un'altra precisazione. Siamo chiunque a trovare. Dimmi, dato che tu dicevi prima che appunto per quanto riguarda la questione tram, che noi siamo contro il tram e invece siamo a favore di RFI e cose che non li condividiamo. No, ma figura è qualcuno che dice queste cose. Anzi, colgo l'occasione per farti una domanda, Roberto, per dimostrare agli utenti che noi non siamo né da una parte né dall'altra. Noi siamo per chi realmente vuole fare qualcosa di buono per la città, punto. Poi si può essere d'accordo? No. Ad esempio, una cosa che noi, tra virgolette, siamo stati sempre critici, e purtroppo, dico purtroppo perché è l'unica cosa che mi sento in questo momento di criticare a RFI, è la poca sensibilità purtroppo riguardante l'aspetto esteriore delle fermate, che purtroppo, come tutti sappiamo, sono degli standard nazionali. Però soprattutto a Palermo sembra che si è un po' tralasciato. Volevo sapere una tua opinione, secondo te cosa ci sarebbe da migliorare in queste stazioni? Cosa si potrebbe fare e cosa si potrà realmente fare? Guarda Riccardo, io ho difficoltà ad affrontare questo argomento perché un'altra delle cose che mi caratterizza è che io mi occupo delle mie competenze, per cui se ti devo dire cosa può essere più utile per migliorare l'aspetto estetico delle stazioni, siccome non ho fatto composizione architettonica e non ho studiato l'arredo urbano in maniera tale da poter dare una risposta precisa, probabilmente, cioè io non mi pronuncio, sicuramente c'è da fare qualcosa perché abbiamo visto delle ringhiere che diciamo non sono gradevolissime, abbiamo visto degli oggetti di arredo che non sono gradevolissimi, abbiamo visto degli intonaci che potrebbero essere, che non ci sono proprio, quindi c'è da migliorare, ma queste cose
sappiamo che già RFI ci sta lavorando, forse ci sta lavorando anche perché l'abbiamo suggerito noi tantissimo tempo fa. Ecco perché la critica costruttiva, perché quando invece di lamentarti vai a proporre delle cose, allora ottieni dei risultati. Se ci dobbiamo lamentare tanto per lamentarci senza essere propositivi, diventa una critica sterile. E noi queste cose, siccome le vediamo in televisione dalla mattina alla sera, preferiamo non farle. Tuttavia, ripeto, c'è la spinta, il sollecito a RFI è: fate qualcosa per migliorare queste stazioni. Se sei d'accordo, Roberto, proporrei nella tua pagina un sondaggio, anche nella pagina di Social Lab. Sì. Cosa ti piacerebbe per quanto riguarda l'infrastruttura del passante ferroviario e dell'anello ferroviario? Cosa vi piacerebbe vedere? Come vi piacerebbe vederla? Cosa per dare un volto nuovo alla città? Dateci qualche consiglio, scrivete i vostri commenti e noi li riporteremo a RFI. Cercheremo di vedere se quello che i cittadini chiedono sia possibile. Quindi fateci sapere cosa vi aspettate, che estetica vi aspettate, cosa vi piacerebbe che ci fosse, ad esempio, come abbiamo visto in quel di Capaci, il sindaco Puccio e la sua amministrazione, che ringrazio veramente tanto per quello che sta facendo, perché lì si stanno adoperando a mettere un bar nella fermata di Capaci. E non solo, eccetera, 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 stanno cercando di rendere tutto più gradevolissimo. Ma voi cosa vi aspettereste? Cosa vi piacerebbe? Fatecelo sapere, commentate sotto il video e noi, ripeto, faremo il possibile finché queste vostre richieste possano arrivare a RFI e chissà, magari... Sai che questa è un'idea, noi non avevamo parlato prima, questo è il bello della nostra collaborazione, perché hai avuto un'idea, secondo me, eccezionale. Lo faremo, metteremo questo, vediamo in che forma lo dobbiamo mettere tecnicamente, dobbiamo fare un sondaggio come si deve fare su Facebook e porteremo queste indicazioni a RFI. Volevo farti riflettere soltanto su questa immagine, Riccardo, per farti vedere come verrà, qui si vede bene come verrà Viale Francia alla fine dei lavori e credo che non ci sarebbe bisogno di nessun commento. Tu che ne pensi? Dico che totalmente cambia il suo volto e cambierà il volto di questa zona in meglio, e chi crede che cambierà in peggio è meglio che veramente cambi città. Esatto, bene. E possiamo, con tutto questo è sempre chiaro, deve essere chiaro per tutti, chiunque può avere la sua opinione su Palermo in Progress, chiunque comunque la pensiate siete benvenuti. Ma ci mancherebbe, non è che noi siamo legge, noi siamo giornalisti. C'è un'unica condizione, rispettare la netiquette, cioè le norme che abbiamo stabilito per la pagina, che potete andare a leggere sulla pagina, e sono quelle di rispettare gli avversari, non ci piace il turpiloquio, è vietato, non ci piacciono le fake news, da noi sono vietate, e tutta una serie di cose, importante soprattutto il rispetto dell'interlocutore. Non ci piace chi si intrufola nella pagina con falsi nickname, tanto per attaccare noi chi appunto prova a far del bene per Palermo, quindi con le nostre pagine. Quindi chi ha questi fake, falsi nomi, eccetera, eccetera, ecco, noi li certamente bannato. Normalmente li banniamo, noi banniamo quelli falsi, in qualche altra pagina si bannano quelli veri, per esempio. È capitata al sottoscritto, è capitata anche a te, evidentemente non era gradito il parere, e poi saremmo noi gli intolleranti. Va bene, comunque andremo avanti, ce ne faremo una ragione. Andiamo all'argomento principale della serata, della puntata, perché questa puntata la trasmetteremo, diciamo, in differita. Sì. Esatto. Vuoi introdurre tu, che io intanto vado a prendere... Assolutamente, l'argomento in questione se ne è parlato tanto in questa settimana ed è le linee che sono state finanziate, le nuove linee del tram. C'è da fare un grosso approfondimento, in quanto, come voi sapete, intanto... l'ingegnere Roberto Di Maria sul proprio sito appunto di Sicilia in Progress
potrete vedere tranquillamente, dove potete andare a leggere dettagliatamente, vi posso assicurare che non manca una virgola, quindi potrete capire per filo e per segno, anche chi non è del mestiere, che cosa verrà fatto, cosa potrebbe essere fatto e che cosa comporterà. Capite bene, faccio una piccola premessa e ora lascio la parola all'ingegnere che vi spiegherà benissimo ciò che ha scritto. E come sempre, come abbiamo detto sempre, le linee tram sono indispensabili per Palermo. Chi dice che anche le prime quattro linee che sono state fatte è stato deturpare la città, oppure le solite frasi sono sempre vuoti, eccetera, eccetera. Li lasciano il tempo che trovano. Non è così. Le linee tram a Palermo sono indispensabili, soprattutto le prime quattro linee che sono state fatte, hanno bisogno di essere completate, sì, ma continueremo all'infinito a dire ciò che si sta facendo non risolverà il problema della mobilità a Palermo. A te la parola, Roberto. Grazie Riccardo. Diciamo che la chiave di tutto è questa. Non c'è un sistema di trasporto che risolva tutti i problemi sempre e dovunque. Fate finta che noi possiamo paragonare il sistema viario di Palermo con il corpo umano, con il sistema di circolazione del sangue in un corpo umano. È un sistema fatto di arterie, ci sono le arterie grandi, le arterie piccole, ci sono le vene, ci sono i capillari. Allora, nel corpo umano non possono esserci tutti i capillari o tutte arterie di media grandezza. Ci vogliono le arterie, ci vogliono i capillari, ci vogliono le arterie di grande diametro. A Palermo si è scelto di fare tutti capillari, oppure di mettere tutte arterie di media grandezza. E questa metodologia non funziona. Cosa voglio dire? Le linee finanziate, intanto oggi quali sono? Quelle, ormai possiamo dire che sono tutte finanziate. Le linee esistenti che vediamo in questo quadro. Sono quelle che vanno da Roccella alla stazione centrale, poi sono quelle che vanno da Nota Bartola al CEP, da Nota Bartola a Borgo Nuovo e da Nota Bartolo a Calatafimi e ritorno. Quindi ho detto nell'ordine linee 1, 2, 3 e 4, E poi l'acqua, infatti. che attualmente sono separate fra di loro. Per esempio, un intervento che abbiamo sempre appoggiato e che abbiamo sempre gradito è quello di unire il sistema, perché in questo modo si gestiscono meglio le officine e i depositi, perché oggi i mezzi vanno in officine e depositi separati. Se un mezzo si deve spostare dalla linea 4, per esempio, al deposito di Roccella, lo devono mettere sul carrello e spostarlo sulla strada. Quindi pensate quale può essere l'aggravio dei costi in questo senso. Quali sono le linee finanziate? Ci sono due, io l'ho messo nell'articolo che trovate su Sicilia in Progress, che è questo che vediamo in questo momento lateralmente, e che è intitolato TAM, le linee finanziate, i dubbi risolti. Irrisolti. Perché rimangono dei dubbi. Le linee finanziate sono quelle che una volta venivano chiamate A, B, C, D, E, F e G, che adesso vediamo nel quadro, oppure se volete le vediamo in questo quadro. Ecco, questo quadro è più chiaro, non so se si vede bene possiamo mettere così, ecco, un po' più grande. La linea A è quella centrale, quella un po' più controversa, quella che va dalla stazione centrale allo stadio praticamente, a Villa Sofia. La linea B invece è trasversale da Nota Bartolo verso Giachery. La linea C è quella che congiunge l'attuale linea 4 che percorre la circonvallazione fino a Corso Calatafimi partendo da Nota Bartolo. Questa linea C la prolungherebbe fino alla stazione centrale, passando dallo svincolo di Via Basile della circonvallazione, percorrendo la Via Basile, Corso Tucore, arrivando alla stazione centrale.
Questa probabilmente è una delle linee più utili che in questo momento manca per quello che dicevo prima, per una situazione di gestione, e anche perché va a servire una zona che è quella dell'università, molto interessante, e percorre viali molto larghi, viale Ernesto Basile, quindi è un viale dove si può facilmente realizzare una linea. In corso Calataf, in corso Tucoli, per evitare di per problemi di ingombro, una parte del tracciato è prevista a binario unico. Roberto, scusami la domanda. Ma prego. Verrà fatto nelle corsie centrali? Nelle corsie centrali di quale strada? Di Corso Tucoli, di via Ernesto Basile. Sì, dovrebbe essere fatto nello spartitraffico di via Ernesto Basile. Okay. E poi dritto arrivare alla stazione, sempre lateralmente su Corso Tucoli, nella parte nord di Corso Tucoli. Okay. E poi con altri spostamenti si sposterebbe centralmente più avanti all'altezza di poi all'altezza di Porta Sant'Agata, tornerebbe a essere laterale con un solo binario, senza naturalmente senza transenne. Sì, è prevista la sede promiscua, la cosiddetta sede promiscua, non sono previste le transenne in questa estensione tranviaria. Sì, dicevo, il binario unico in corso Tucoli è soltanto da Porta Sant'Agata fino a Piazza Sant'Antonino. Era arrivata alla linea C, ci sono poi la linea D, che è quella che va a Bonaggia, partendo sempre da Orleans, una linea molto interessante perché va a raggiungere un quartiere molto popoloso e scavalca il Fiumoreto con un ponte. Poi, oltre alla linea D, abbiamo la linea E, siamo in tutt'altra zona della città, qui siamo nella zona nord, nella zona residenziale, via Strasburgo, tanto per intenderci, parte da Villa Sofia e raggiunge da una parte il Mondello e dall'altra Sfera Cavallo, con la tratta chiamata linea G. La linea F invece percorre via Francesco Crispi, dalla stazione centrale via Lincoln, quindi il foro italico via Francesco Crispi, e arriva a Giachi, dove si ricongiunge con la linea B. Ora, questo quadro, se è chiaro, lo rendiamo complicato, perché nell'ultima versione del sistema tram hanno rinominato le linee da 1 a 7. Quindi la linea 1 attuale rimane linea 1, che è quella che va da Roccella alla stazione centrale. La linea 2A sarebbe la linea 2, stazione Otarbartolo, Piazza Armerina, 2B, stazione Otarbartolo, Ceppi, che oggi è la linea 3. Non c'è una nuova linea 3 nella nuova numerazione, si passa direttamente alla linea 4, Giulio Cesari, Giacheri, che poi è quella, l'ex linea C, perché si va a Giacheri percorrendo il viale Regione Siciliana e scendendo da via Leonardo da Vinci e via Duca della Ventura, quindi pensate un po'. E poi c'è la linea 6, che è la ex linea A, che è Villa Sofia Balsamo, e poi via via tutte le altre, la linea D diventa 7A, 7B la linea F, la 8 è la ex linea, una parte della linea E chiamata E1, da Villa Sofia a via Le Francia, la 9A e la X e 2, eccetera, e poi la G diventa 9B. Comunque nell'articolo trovate tutto spiegato in maniera dettagliata. E questo è il nuovo quadro. Allora, cosa è stato finanziato con il patto per Palermo, quindi con 296 milioni di euro previsti e che già c'erano, non c'è un nuovo finanziamento in questo senso, sono già finanziate le linee, quella centrale che va dalla stazione centrale a Villa Sofia, che qui vediamo in azzurro, e poi quella che congiunge la linea 4 con la stazione centrale, sostanzialmente, quindi con la linea che viene da Roccella. Chiaramente la linea più critica in questo senso è la linea A, che abbiamo visto prima, la linea l'asse centrale, quindi che va alla stazione centrale a Villa Sofia, dove i flussi di traffico sono superiori a quelli che possono essere portati dal tram. Dopodiché, sempre nel patto per Palermo, il piccolo tratto che va da Otarbartolo fino a Giacheri, lungo via Duca dell'Apertura. Andiamo ai finanziamenti che sono stati concessi questa settimana, sostanzialmente.
almeno la notizia, noi l'abbiamo anticipato di almeno 5 giorni la scorsa settimana su Palermo in Progress, e in effetti tutto si è verificato. Questi finanziamenti riguardano le linee che vedete sulla destra, vale a dire la linea che va da Villa Sofia a Sferracavallo, attuale linea 9B, ex linea F, la linea che va da Villa Sofia a Mondello con questo anello al termine, che è l'attuale linea 9A, ex E, il tratto che va in Viale Francia, e la linea litoranea che percorre il tratto dalla stazione centrale fino a Giacheri, oltre a quella, alla linea D, all'ex linea D che abbiamo visto, che invece oggi si chiama linea 7A. So che non è chiarissimo, ma ripeto, chi vuole può andare a vedere il quadro sinottico, diciamo così, nell'articolo. Io credo che sia stato invece abbastanza chiaro. Sì, ma è un po' complicato perché hanno cambiato la denominazione in corsa, per cui è difficile anche per me andare a capire bene come stanno le cose. In sostanza, quello che temiamo è che comunque alla fine passeremo dagli attuali 36 km di linee tranviarie ai 100 km previsti con orizzonte 2026-2027, se si rispetta il cronoprogramma. Il che significa che se oggi abbiamo un onere a livello di costi di gestione che sembra aggirarsi intorno agli 11 milioni di euro annui per 36 chilometri, quanti chilometri diventeranno 100, facendo una semplice proporzione, dovremmo arrivare intorno a 33 milioni di euro annui per la gestione della rete tranviaria. La domanda sorge spontanea. Il comune ha previsto le risorse, ovvero come reperire le risorse per gestire questo sistema, non per costruirlo. Il problema della costruzione ce lo siamo tolti, per gestirlo. Considerando che l'AMAT è un grosso deficit. Certo. Questo è Io penso che questo è proprio il... Scusate se mi permetto di dire una cosa del genere, spero di essere vivamente smentito, ma potrebbe essere veramente un duro colpo per l'AMAT. Diciamo un colpo mortale. Molto probabile. Se oggi è messa... Ma guarda, quello che... Ecco, io vorrei affrontare questo aspetto della gestione perché non lo affronta nessuno. Mi sono chiesto, ma al comune si sono posti la domanda. Hanno pensato agli ultimi, quando progetti questi sistemi, ti dovresti porre il problema della gestione per i prossimi 30 anni, perché l'orizzonte temporale minimo che si guarda quando si parla di un'opera del genere, direi da 30 a 50 anni, per dirla giusta. Qualcuno si è posto questo problema? Perché cosa temo io? Sappiamo che i costi del tram, e lo sa meglio di noi l'AMAT, sono i costi più importanti per il passeggero chilometro prodotto. Bene, quando tu produci un certo numero di passeggeri chilometro e ti viene a costare il doppio o forse anche di più di un sistema di metropolitana vero e proprio, perché paradossalmente la metropolitana costa molto meno per passeggero chilometro prodotto. Purtroppo non lo vogliono capire. Qual è l'innovazione epocale della metropolitana automatica leggera? Che non ha conducente a bordo ed ogni treno ti può portare 400 e passa viaggiatori. Quindi i costi di gestione di un sistema di questo tipo, senza quest'onere di personale molto, che è la voce più alta dei sistemi di trasporto, i costi di gestione sono molto più bassi di un sistema che per portare... L'esempio del tram, per portare 200 viaggiatori per ogni vettura ha bisogno di un conducente, che però per la velocità del mezzo viene pagato per un tempio doppio a quello della metropolitana. Cioè se lo stesso conducente lo metti in una metropolitana ti porta 400 viaggiatori in metà del tempo. Se consideri che nella metropolitana automatica leggera non c'è nemmeno il conducente,
capisci quanti soldi in meno si spendono. Ti vorrei fare notare pure un'altra cosa. A parte che tu mi insegni, mio caro Roberto, che un tram non può supportare mai la media passeggeri per ora di una metropolitana leggera. Un tram può portare la media di 4.000-5.000, se non erro, passeggeri per direzione. Magari 5.000. Allora, ma quando si arriva, è già detto assai. Sì. Una metropolitana 12.000-15.000. Esatto. E ciò sono numeri che devono fare seriamente riflettere. Vedevo la tua tabella, la tempo medio di un tram, di attesa per un tram è dai 5 ai 10 minuti, addirittura anche a volte un quarto d'ora. Come domanda che io mi faccio è, ma è che ho fatto pure a chi, mi dispiace dirlo, si vanta di ciò che ha ottenuto, che pensa di aver ottenuto per il cambiamento di Palermo, che purtroppo mi dispiace che quando gli si vengano poste le domande non ti rispondano. La domanda è, ma vedendo questi tempi di attesa e i numeri di cui ti parlavo poc'anzi, che tu sai benissimo, pensa realmente che può cambiare la mobilità a Palermo? Un'infrastruttura del genere non cambierà niente, perché siamo a livelli di autobus, quindi poco, guarda, leggermente di più, niente di meno. Quindi non so, spende un sacco di soldi che veramente graveranno pesantemente nelle casse dell'AMAT per non risolvere un bel nulla. Ne valsa la pena? Io questo mi domando. Sono assolutamente d'accordo con te. Già abbiamo anche delle domande. Senza retenzione sarà ancora più lento. Sì, la velocità media si abbassa senza retenzione. La velocità media a Palermo dei tram, Federico Ricotta ci dà, e lo ringraziamo, ci dà la possibilità di ricordarlo, è al di sotto dei 15, diciamo che è stata enunciata in 15 km orari, noi sappiamo che è qualcosa in meno, intorno ai 12-13. È già stai. È una cifra che ha dato l'ingegnere Pellerito durante una conferenza a cui eravamo presenti all'Università di Palermo, caro Riccardo. Probabilmente ai tempi era vero, oggi le cose sono probabilmente un po' diverse. No, riflettevo anche su una cosa, Riccardo. Ci sono, ripeto, questa cosa lo dico perché ci sono anche degli studi di studenti universitari che hanno fatto la tesi di laurea e hanno trovato numeri del tipo 12, 13, 14 km orari. La maggior parte però è intorno ai 12. Ma questo ci deve fare capire un aspetto. L'attrattività di un sistema è molto legato alla velocità. Perché se tu per andare da A a B con l'automobile ci metti mezz'ora e con la metropolitana ci metti un quarto d'ora, è chiaro che scegli la metropolitana. Se per andare da A a B ci metti mezz'ora con l'auto e mezz'ora con un sistema tranviario, devo fare tante fermate. E questo da che cosa è dimostrato? Perché poi anche gli stessi elaborati comunali lo dimostrano. Se tu vai a vedere il PUMS, il Piano Urbano Mobilità Sostenibile, e vai a vedere le proiezioni, una vera riduzione consistente del traffico automobilistico in futuro si ha soltanto quando nelle previsioni che fanno i tecnici che hanno redatto il PUMS entra in gioco con orizzonte 2028, sappiamo che non è così perché non, la MAL probabilmente non si farà più, comunque c'era questa proiezione, 2028 quando entra in funzione la MAL finalmente si abbassa in maniera consistente il flusso automobilistico, che non viene abbassato se non di qualche punto percentuale dalla presenza del tram. Questo è quello che dice il PUMS, non lo dico io, magari poi vado a prendere anche la tabella che lo dimostra, ma la trovate sempre su
su suicidio in progress. Ecco, e devo dire anche un'altra cosa, poco fa parlavi dei tempi d'attesa di 5, un quarto, 5 minuti, un quarto d'ora, ma noi abbiamo molte linee dove i nostri utenti ci segnalano la presenza di un tram ogni, non so quanto, ogni 20 minuti. 5 minuti. Bravo, perché la crisi degli crisi, la penuria di autisti dell'AMAT ha portato alla riduzione degli autisti sul tram e quindi alla riduzione dei convogli che abbiamo registrato quest'estate in maniera drastica, nonostante il Covid, nonostante tante cose, e che continuiamo a registrare in questi giorni. Ti vorrei ricordare due stati fa, testimone io, un tram ogni 55 minuti. Ecco, beh, insomma, una volta che abbiamo detto, signori, non c'è nient'altro da aggiungere. Federico ci dice i costi che sono nella linea tram di quanto sono superiori rispetto ai costi che sono nella linea dell'autobus. Guarda, sono più o meno sullo stesso livello, il che dimostra che non è quello il fattore che fa, che sposta sul tram. Normalmente si sposta l'attenzione sul tram al posto dell'auto per due problemi: l'ecosostenibilità del tram, che non ha emissioni nell'ambiente. Per questo molti dicono, vabbè, allora tanto vale mettere i bus elettrici. No, il tram è meglio. Sicuramente è migliore a livello di ecosostenibilità ed è migliore anche a livello di silenziosità, è migliore a livello di passeggeri trasportato per unità di trasporto. Questo è un aspetto, appunto l'altro aspetto è proprio quello relativo alla capacità di trasporto, però attenzione perché i costi del tram, appunto, no, non c'è un abbattimento dei costi mettendo il tram, c'è un aumento dei benefici ambientali, ma non c'è un vero abbattimento dei costi. Più o meno i due sistemi sono sulla stessa linea, forse qualcosa in più per quanto riguarda il tram, perché comunque il tram ha dei costi fissi di gestione molto, molto importanti. Roberto, a leggere sempre una domanda di questo Federico Ricotta riguardante quello che dicevamo poco fa del passante ferroviario. Ha detto una cosa molto interessante. Diceva: senza per forza coinvolgere architetti famosissimi, ogni fermata del passante dovrebbe essere curata dal punto di vista estetico da un architetto diverso, non necessariamente famoso. No, tranquillo, meglio, ma necessariamente bravo, in modo da renderle originali e diverse l'una dall'altra. Per farla breve, è un bel pensiero. È un bel pensiero. È una bella idea che metteremo. Che sinceramente prenderemo. Intanto ti ringraziamo per le tue domande, che per noi sono aria. Per fare una chiosa a tutto, diremmo questo, che non siamo contrari a tutto il sistema tram. Per quanto ci riguarda, alcune linee, soprattutto quelle periferiche, poco fa l'abbiamo detto, le linee attuali possono funzionare se collegate bene con gli altri sistemi di trasporto. Possiamo anche avere ottimi benefici dalla realizzazione della linea C, quella che vediamo qua, che collega i due sistemi separati che vediamo in rosso. Sicuramente possiamo vedere bene la linea che va a Bonagia, anche se avrebbe più o meno gli stessi effetti una linea di autobus elettrici con la realizzazione del ponte su Fiumoreto, ovviamente, ma non è che necessariamente dobbiamo fare per forza un tram per fare il ponte su Fiumoreto. I ponti si possono fare anche senza tram, però sai, l'amministrazione ha deciso così. E poi, ecco, non vediamo bene la linea A, dove lì assolutamente è necessario un sistema di trasporto più forte, che abbia maggiore capacità, come la MAL che viene purtroppo abbandonata. Non vediamo bene le linee relative alla zona nord, perché, ma questo l'ha detto il MIT, non lo dico io, l'ha detto il Ministero nella prima bocciatura del sistema di agosto 2019, purtroppo l'utenza in queste zone non è
tale da giustificare un tram. Se tu hai 200-300 passeggeri ora per direzione, non puoi mettere un sistema che ne offre 10 volte tanto. Appunto. Non solo questo, sappiamo che a Mondello c'è uno, a Mondello ma anche a Sferracavallo, non me ne vogliano gli abitanti di Sferracavallo, faccio un discorso pura, squisitamente tecnico. L'utenza è periodica, è stagionale, per cui in estate c'è molta affluenza, nei mesi invernali e autunnali no. Va bene che da noi l'estate è 4 mesi l'anno, ma comunque 4 mesi l'anno sono sempre un terzo dell'anno. Per gli altri 2 terzi dell'anno non è che possiamo prendere il sistema tranviario e lo smontiamo, perché comunque ci costerà esattamente quanto costa quando viene esercito, e quindi non abbiamo fatto niente. La cosa che diciamo per Mondello vale per Sferracavallo. Tra l'altro Sferracavallo, vorrei ricordare che è servita da una stazione passante ferroviario che sta lì, ma è isolata. Noi lo sappiamo perché ci siamo andati, vero Riccardo? Perché poi noi, le cose, noi ci andiamo nei posti a vedere, no? È una situazione che sicuramente riprenderemo al più presto. Abbiamo detto tante volte. Con il nostro amico del mare di Sferracavallo, Simone, esatto, Aiello. Simone Aiello. E quindi questa parte di progetto ci lascia molto perplessi. Sulla linea F che percorre il Foro Italico del via Francesco Crispi, io dico solo una cosa: mi hanno insegnato che le linee che percorrono la costa hanno sempre meno efficacia di quelle che percorrono, che si allontanano dalla costa, perché il bacino d'utenza di ogni stazione prende, diciamo, può avere efficacia soltanto da una parte, perché dall'altro lato c'è il mare, non ci abita nessuno, quindi abbiamo metà del bacino d'utenza disabitato mediamente quando facciamo una linea via mare. Quindi a meno di forti centri attrattivi o forti centri generativi presenti su tutto il tracciato, lì abbiamo il porto, ma insomma è da discutere, è rivedibile anche questa linea, probabilmente anche in questo caso un buon sistema di bus elettrici o a metano non sarebbe male, magari in una bella corsia riservata per togliere spazio ai veicoli. E questo è un po' per chiudere il discorso. Lascio a te la parola, Riccardo. Io per concludere voglio solo dire che a questo punto, dato che si ha tanto ad odio quasi, mi viene da dire, la MAL, direi all'amministrazione, se potessi io poterci parlare questa sera, direi chiaramente, la cosa a questo punto migliore è: non concentratevi solo su queste nuove linee tram, ma date molto risalto ai problemi che ha il passante ferroviario e l'anello ferroviario. Finché non verranno risolti la questione di avere più treni disponibili, quindi accorciare i tempi di attesa, e soprattutto capire realmente chi gestirà questo servizio dell'anello ferroviario, anche se probabilmente, come dicevamo, sarà Trenitalia, avere più chiara anche lì la situazione e cercare di fare un unico, sarebbe la cosa più bella, sarebbe un unico gestore che appunto possa, scusate il giro di parola, gestire le varie infrastrutture a Palermo, che si vada dal tram al passante ferroviario all'anello. A questo punto arrivare a portarlo, come diceva il sindaco Orlando, a più una gestione metropolitana, ripeterò all'infinito, anche se non sono e non saranno mai delle metropolitane, ma si può gestire e arrivare ad avvicinarci a quel tipo di servizio. Sarebbe il caso che non si facesse sempre finta che non esistano, ma si prendano realmente in considerazione, come concludo, si prendano in considerazione realmente le piste ciclabili e non solo facendo dei disegnini per terra, omertendo quando
ci va bene dei cordoli separatori. Non sono lavori fatti bene, non servono a niente, sono da tappabuchi, si vede, chi li vede sinceramente rimane disgustato e non cambia la situazione a Palermo. Piuttosto che vantarci di cose fatte male, realmente mettiamoci l'impegno e facciamo qualcosa di importante per Palermo per cambiare la mobilità. E io ho concluso. Bene, concludo Diletto. anch'io con i saluti. Devo dire Ok. che questa sera abbiamo fatto abbastanza e vi invitiamo a seguirci, invitate a seguirci su Palermo in Progress, su Social Lab, sulla pagina YouTube Palermo in Progress, dove troverete anche questa puntata di Progress non online, perché l'abbiamo fatta in differita. E trovate su Sicilia in Progress questo lungo commento che ho fatto. Probabilmente uscirà qualcos'altro da qualche altra parte su Rosalio, piuttosto che in altri siti web o riviste che vi segnaleremo, e potrete approfondire e dire la vostra. Grazie a tutti, da Palermo in Progress Grazie Social Lab, da Roberto Di Maria e Riccardo Manieri. Una buona serata, a presto. a te, Roberto. Arrivederci.